Eccoci, oggi vi parlo del mio nuovo studio. Questo è il mio nuovo studio, mi trovo a Volterra, sono qua per un giorno, per oggi sono stato qua fondamentalmente. Oggi è domenica, il sole mi sta arrivando dritto dritto in faccia. In questo momento siamo a una bellissima golden hour. Oggi andiamo a visitare Volterra, posto che dicono sia molto carino. Sono curioso, quindi vediamo un po' com'è porto con me oggi. Pausa pit stop. Guarda che spettacolo. Arrivato a Volterra, ho trovato un parcheggio proprio qua. Adesso sono le mura, io qua. Molto figo, cioè veramente molto bello, è super storica e un posto da vedere. Ovvero da solo in giro per questi luoghi nuovi, e devo dire che mi è mancato un po'. Così sto affrontando la gita di oggi, dove cammino, faccio video, foto, qualsiasi cosa mi passi per la testa. Qua comunque è clamoroso, cioè clamoroso, guarda. Allora, voglio approfondire la tematica street photography e fotografia in generale, condividendo quelli che sono secondo me gli elementi più importanti, o comunque quello che è il mio approccio quando mi metto a fare scattare fotografie. Questo lo voglio fare perché qualche settimana fa ho ricevuto una domanda nei commenti di un mio video dove mi veniva richiesto da The Astrolabio, che ringrazio tanto per la domanda. Super video come sempre, Albe, vedendolo stavo pensando che potresti fare un video incentrato sulla fotografia, eccetera, 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 eccetera. Di conseguenza ho deciso di cogliere la palla al balzo e siccome a Volterra nel video che stai guardando su questo canale ho scattato molto, voglio condividere quelli che sono secondo me i tre elementi principali quando ci si cerca di applicare in questa espressione creativa, ovvero la fotografia. Innanzitutto c'è da dire che la mia influenza fotografica deriva un po' dalla street photography, anche se tengo in considerazione molti aspetti di architettura e di decomposizione dei vari edifici delle città che visito. Ho iniziato a scattare fotografie semplicemente quando ho iniziato a visitare posti nuovi e città soprattutto che mi hanno affascinato e mi hanno portato quindi a voler immortalare dei momenti che ho vissuto. E proprio il fascino della fotografia è questo, perché ti porta a immortalare una situazione, un momento specifico e poi riviverlo semplicemente guardando un'immagine. Questo secondo me è il valore più grande della fotografia. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti a questo canale se ancora non sei iscritto, di mettere un mi piace a questo video e di commentare anche tu se hai qualche domanda inerente a quanto viene detto nei video sul mio canale. Iniziamo. Allora, il primo elemento da tenere in considerazione quando si vuole scattare è il tempo. Il tempo perché? Perché ci vuole tempo, uno, per imparare a scattare, quindi ci vogliono tanti scatti, tante giornate, tanti miglioramenti continui per imparare a scattare, e due, perché ci vuole tempo in una giornata creativa come per me è stata quella a Volterra per cogliere dei momenti giusti, per immortalare delle situazioni accattivanti, perché tu in questo caso stai documentando, almeno per come approccio io la fotografia in questo senso, è una documentazione di fatti quotidiani, di fatti reali, per lo più non prevedibili o comunque non organizzati. Di conseguenza più tempo concedi
a cogliere questi momenti, più momenti di valore puoi cogliere. Ad esempio, io a Volterra non sono andato un quarto d'ora a scattare foto, ma sono andato una giornata intera. In una giornata ho cercato di cogliere gli scatti che per me erano più di valore o più emozionali. Ad esempio, questo è uno scatto che a me trasmette tantissimo, questo signore con il suo cane al tramonto, con un bello sfondo, con una luce golden hour. È uno scatto che mi trasmette molto, ed è prettamente uno scatto che io definirei da street photography. Il secondo fattore per me è molto importante, seppur contrario a quello che viene detto da molti fotografi o da molte persone del settore, è che per scattare in strada, per fare della street photography o dei contenuti di questo genere come quelli che creo io, per me è importante avere una lente che ti consenta della flessibilità in termini di zoom, quindi che varia appunto lo zoom dello scatto. Per me è un aspetto importante, anche se molte persone non condividono questo punto di vista, perché personalmente mi dà la possibilità di avere molta più flessibilità negli scatti che ho da fare, mi dà la possibilità di non avvicinarmi a 30 cm da una persona se voglio scattare quella persona per qualcosa che sta facendo, e soprattutto mi dà la possibilità di comporre l'immagine con degli elementi che sono a diverse profondità. Qui ad esempio, se c'è una persona a 20 metri da me e c'è una macchina che passa, piuttosto che un ragazzo in bicicletta che passa, o un edificio, un albero, qualcosa nel mezzo, io con uno zoom riesco a mettere a fuoco la persona e cogliere questi aspetti che tra virgolette sporcano l'immagine, ma comunque compongono l'immagine allo stesso tempo, e quindi riescono a trasmettermi qualcosa in più rispetto che alla singola persona che volevo mettere a fuoco, quindi mi contestualizzano di più l'immagine. Infatti io come lente utilizzo un Tamron 28-75 che sto utilizzando anche adesso per fare questo video, e poi utilizzo una lente che vi faccio vedere subito, che secondo me è fantastica. Arrivo, eccola, è un 70-200. Da quando l'ho preso me ne sono totalmente innamorato, non tanto per fare video, anche se fa la sua discreta figura, quanto per foto, perché gli dà una flessibilità di immagine veramente clamorosa e lavora benissimo anche a livello di zoom e di messa a fuoco, e è fantastico. L'ho utilizzato anche a Volterra in qualche scatto che avete visto e che state vedendo adesso. Ad esempio questo qua, questo scatto l'ho fatto con questo obiettivo, con questa lente, che è magnifica. Il terzo elemento importante quando si visita una città nuova, quando si fa della street photography, è quello di guardarsi attorno il più possibile e cercare di cogliere quegli elementi, quelle composizioni dell'immagine, quelle situazioni che possano trasmettere un vero messaggio all'osservatore poi della foto. In questo caso ti dico guardati attorno, quindi cerca di eliminare tutte le distrazioni digitali che hai, e secondo me un ottimo pro di andare a scattare, di andare a creare contenuti totalmente per il gusto di farlo, è quello che ti permette di allontanare e staccarti dalla distrazione che si ha quasi tutti i giorni dello smartphone o dei social, e quindi ti permette di essere completamente nel momento e di essere presente, e quindi di concentrarti su quella che potrebbero essere degli scatti o dei video che tu vai a cogliere in giro per la città. Quindi questi erano i tre elementi che volevo condividere con te oggi, ce ne sono sicuramente molti altri che magari approfondirò nei prossimi video. Fammi sapere nei commenti, come ti ho detto prima, se hai qualche domanda, e adesso torniamo a Volterra. Colori stratosferici, direi. E oggi è stato il primo giorno dopo tanto tempo che mi sono ritrovato a visitare un posto nuovo totalmente da solo e a scattare foto e video. Pubblicità, un secondo. Ed è stato fantastico, bellissimo, ed è un'attività che consiglio a tutte le persone che fanno della creatività un aspetto importante della propria vita, e quindi fare un qualcosa di nuovo, fare un qualcosa che non si è soliti fare tutti i giorni, e secondo me è importantissimo. E oggi per me lo è stato, perché ero molto dubbioso sul fatto di venire qua da solo, fare un'ora di macchina, perché mi trovavo in Versilia, perché stavo lavorando su un progetto video per un cliente. Fare a volte degli step fuori dalla propria zona di comfort, fare delle attività che non si è soliti fare, ora che fortunatamente sembra che stiamo tornando un po' alla normalità, secondo me è importante. Direi che per oggi è tutto dal mio studio. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, metti un mi piace se il video ti è piaciuto ed iscriviti al canale se ancora non sei iscritto.
e noi ci vediamo al prossimo video.